Signori, buongiorno. Primo vero giorno qui a Miami, sono le 5 del mattino e siamo svegli dalle. Io sono sveglio dalle 3 e mezza, Arcangelo si è alzato dal letto alle 4 e mezza per fare una call. Quindi mi sono messo a montare il video di ieri e abbiamo il caffè della macchinetta che è insulsissimo. Cioè, davvero. Dai, assaggialo. Attento che è bollente. Però non abbiamo un. Dobbiamo cercare un Non caffè bruci. qua vicino. Dove ho preso il latte? Allora, c'è il non dairy creamer con in polvere, guarda poi che è quello là bianco e poi guarda che ingredienti ci sono dentro. Cioè, questo dovrebbe essere latte, no? Noi quando andiamo al bar mettiamo il latte, loro qui dentro c'hanno sciroppo di mais, olio di palma, fosfato di No, questo sì è uguale. potassio, quello bianco. Guarda quanti ingredienti ci sono, dovrebbe essere solo latte. Madonna, titanium. Come titanio? Vabbè, di una morte dobbiamo morire. E vabbè, Sia in moriremo così. America. Poi siamo a Miami, la poverina bianca fa stile. Sono ora le 7. Il buon Arcangio sta facendo la doccia. E io sto parlando con il team di Crochet, poi ve ne parlerò meglio, ma è il momento di pubblicare il primo teaser sulla pagina Instagram, @crochet underscore app, che insomma è già un grande spoiler. Però ve ne parlerò meglio. Il fatto che io stia caricando il teaser da Miami, tanta roba, tanta roba. Ma sono distrutto, le mie occhiaie implorano pietà. E fuori l'alba, piano piano, ci sta dando qualcosa da ammirare. Ora, teoricamente, quella è la spiaggia, quello è l'oceano. Ora andiamo a fare un bel giro. Questo è il sole di Miami che è sorto da mezz'oretta, 40 minuti. Io direi che è necessario portarsi dietro anche un bel occhialino da sole e andiamo a fare gli americani. Oddio, gli americani. Facciamo gli italiani stilosi in America, anche se questo è un brand di Los Angeles. Vabbè, qua. Vediamo un po' com'è col sole. Oh la Madonna, ma tutto bruciatone. Top! Madonna, che bello sto sole! Ecco perché piace a tutti Miami, cioè a tutti, a tanti. Andiamo, avremo freddo? Lo scopriremo subito. Siamo noi, buongiorno Miami, giorno 1. Cioè, guarda, l'asciugamano è ancora qui, ma secondo me non ci rifaranno neanche la stanza, io te lo dico. Dove siamo? Bello così, ma che sole che c'è? Ah, tra l'altro abbiamo la palestra qui. Sì, abbiamo la palestra della città. Se vuoi puoi andare a usarla, ma io non lo farò. Allora, fa un po' freschino, ma considerando che il sole è appena sorto, secondo me siamo sereni. Vogliamo andare a fare un giro in spiaggia? Non hai fame? No, io andrei in spiaggia, già che ci Sono le siamo. 7 del mattino, c'è un Ma sole che che bello. spacca le pietre. Ragazzi, stiamo facendo un giro in spiaggia, ma c'è la palestra con i pesi, tutto gratis, cioè per la comunità. Cioè, poi, allora, parliamo un attimino del clima, perché ci sono 15 gradi, siamo a fine gennaio, il sole, cioè, è lì da pochissimo tempo, quindi non ho ancora avuto il tempo di riscaldare l'aria, ma la massima prevista per oggi è 23 gradi, ora ce ne sono 15, quindi 8 gradi in più, io sto una crema. Ora ho un po' freschino, devo essere onesto, però tra 2 orette secondo me stiamo davvero davvero bene. Mica, ma che cazzo di vita fanno questi? No, devastante. Ma scusa, comunque prima, mentre scendevo, parlavo con Arcangelo e gli dicevo, ma scusa, c'è un problema di questi posti, che sono talmente belli che non fai un cazzo, secondo me. Cioè, non riesci a lavorare, a fare ciò che devi, perché come fai? Ti svegli la mattina, vai in spiaggia, chiudi gli occhi, è già ora di pranzo, secondo me. Vai a fare una nuotata nell'oceano. Che figata, ma bellissimo, bellissimo. Siamo in spiaggia ora, dietro c'è il sole, chiaramente una palla di fuoco incredibile. Ora ci avrei voglia di prendere un lettino, aspettare che faccia un po' più caldo e mettermi qua in spiaggia. Cioè, davvero davvero molto molto bello. E qua siamo a Miami Beach, South Beach. Mattia mi ha suggerito di prendere qui l'hotel e devo dire che è molto bello. Cioè, mi immagino che qui, appena la stagione inizia a diventare un po' più, diciamo, importante, si riempia anche di gente. Volevamo fare un giro però anche a downtown, perché sempre il buon Pasquale ieri ci diceva che a downtown i residenti è dove passano la maggior parte del tempo, soprattutto in off season come ora, perché c'è un po' più di gente, qui invece è più turistico. Arcangelo ha trovato un posto che fa le colazioni, ma fa la colazione americana, quella bella? Anche Top. America.
Allora, c'è un po' di disagio, ma non è come in California. In California l'ultima volta sono stato disagione puro. Invece così ancora. Poi abbiamo ancora qualche giorno per capire meglio, però... Eccoci qua, siamo arrivati. Lifeguard Caffè si chiama, sul menù. E cosa prendiamo? Un American Breakfast, chiaramente. Dov'è? Ma sì, andiamo un po' a sentimento. Il posto è molto carino, guarda, c'è tutte robe a tema... Hawaii. Sì, Bahamas, beh, Miami in realtà, tutto tema Miami. E ritiro quello che ho detto poco fa, abbiamo visto una grande dose di disagio venendo qui. E siamo pur sempre in America, signori. C'è anche il menù del caffè e c'hanno le specialità italiane con un espresso che costa $3 che non sarà mai buono, assolutamente no. Espresso americano che per loro è il caffè lungo classico. Specialità cubane, caffè con leche, cafecito, colada, cortadito, che non so cosa siano, e specialità colombiane. Io penso che prenderò dell'acqua, perché il caffè l'ho già preso prima. E troppo caffè poi... Quando vado in America c'ho il vizio di prendere troppi caffè lunghi, americani, black, classici loro, e dopo ne soffro un pochino, ne soffro. Allora signori, ho visto di meglio, il toast è tostato ma insomma non niente di particolare, le uova sono belle grandi ma insomma dimensione standard per l'America, tre striscette di bacon, un po' di insalatina buttata lì e un po' di burro nella plastica da mettere sopra il toast, sarà anche buono ma insomma per $15 mi sembra un po' esagerato, invece quello di Arcangelo, la madonna quanto se ne metti, quello di Arcangelo invece costava anche di meno, tra l'altro, se non sbaglio. Hai capito? $1 in meno, però... Sembra invitante. Cazzo di tanto. Pure. Guarda qua, bello giallino. Fuori fuoco, ma... Com'è buono. Buono, Ma non sono soddisfatto. Non è l'American Breakfast degna... di un vlog, quindi domani un'altra. Sì, domani cerchiamo la migliore di tutta Miami e andiamo a fare la colazione migliore di Miami. Comunque abbiamo fatto una piccola ricerca e stiamo per andare a Little Havana perché abbiamo scoperto che proprio, diciamo, perlomeno per quelle che sono le guide online, su Miami non ci sono incredibili cose da fare, soprattutto off season. È più un ragionamento da fare sulla Florida, quindi magari andare a vedere i coccodrilli, quelle menate lì, o Universal Studios o Disney World, che è diverso da Disney, l'hanno scoperto, perché Disney World è molto più grande. Hi there. Allora, siamo arrivati a Little Havana, come dimostrano le bandiere e i negozi di sigari. Si sentono tanti uccellini, fa comunque caldo, si sta bene. È il quartiere dei, come si dice, dei graffiti. Ok, interessante. Abbiamo parlato anche con il tipo dell'Uber che viene fuori, che è di Cuba, è da un anno e mezzo qui, non parla inglese, abbiamo parlato come potevamo, un po' misto italiano, e dice bella Cuba ma non ci sono soldi, invece a Miami si lavora tanto. Bello. Continua la nostra avventura, abbiamo lasciato Little Havana che non ci ha stupito particolarmente, se devo essere onesto. Abbiamo visto anche altre cose oltre a quelle che vi ho ripreso, ma nel senso carino. Ora stiamo facendo un giro downtown, centro commerciale. Downtown già più nelle mie corde urbanistiche. Facciamo un giro, vediamo se troviamo un posto dove prendere un caffè e poi volevo andare a vedere invece la casa di Versace, dove in realtà non è che si può fare il giro perché è un hotel, quindi non so bene come funziona, ma sempre lì dentro ci dovrebbe essere il ristorante da Gianni, che dovrebbe essere molto buono, cucina italiana immagino, quindi vediamo. Sì ragazzi, confermo, a parte questo rumore, non sarà un elicottero? Batman. Comunque confermo che è molto meglio downtown per quelli che sono i miei gusti. Miami Beach bellissimo, ma davvero non sembra, non lo so, magari in stagione è più bello, però ora come ora non mi ha fatto impazzire. Invece qui downtown è pieno di ristorantini, di baretti e di negozi,
molto più vivo, per come piace a me, assolutamente un altro livello, completamente un altro livello. Ma che bello, anche proprio tutti i grattacieli, le cose, bellissimo. Mi sento un po' a casa, i grattacieli qua sono più alti, però sembra di stare a nord Italia. Ok, dopo questa bruttissima cosa vi saluto, ci vediamo alla prossima clip. Piccolo pit stop in hotel per ricaricare il telefono e ora ci troviamo di fronte alla villa di Gianni Versace, che ora è un hotel, ma dentro c'è il ristorante, e andiamo a fare un pranzetto, che mi sembra un'ottima idea. Sì, vedi, siamo arrivati, il posto è davvero bello, c'è la piscina e tutto, è in stile molto Versace, giustamente, anche il menù, guarda, tutto con le chiavi greche, con i fiorellini, insomma, i temi del brand. Già il pane sembra molto bello, potrebbe essere un bel pranzo italiano. Vediamo che vini hanno, questa è la cosa importante. Napa Valley, no. Assaggiamo il pane. C'è un pino grigio che... facciamo un calice, non una bottiglia. Anche una bottiglia? Ok, inizia la nostra avventura. Antipasto, insalata di carciofi per star leggeri, due calici di pino grigio. Tu che hai preso? Insalata mista? Gianni Sala. La insalata di Gianni, giustamente. Però non capito, guardate che particolarità, il limone è per non far cadere i semini. Qualità. E poi ho preso i gnocchi al tartufo. Speriamo bene. Bello comunque, molto particolare. Poi ha 5 minuti dall'hotel. Mira Romeo, guarda. 4 bicchieri. Ah, era già pronto, fantastico. No, perché adesso c'è una bottiglia cichitita. Ah, no, meglio così. Vedere un pochino, ma perché la bottiglia è lì. Ah, grazie. Vediamo un po' qua la situa. Standard, è rucola, carciofi. Però tipo il parmigiano, c'è scritto parmigiano a scaglie, però questo, cioè, è fatto a scaglie così dal supermercato, non è che l'hanno fatto al momento. Vabbè, è un'americanata. Lo so, però comunque sono $20 di insalata. Gnocchi col tartufo. È arrivato gnocco al tartufone e salmone alla griglia, super easy, andiamo all'assaggio. Questo tartufo non ha una bella faccia, deve essere onesto. Questo sembra un po' secco. Mangiamo. Secco. Lo gnocco è anche buono perché c'è tanta crema, però vabbè, un po' secco il tartufo. Il sapore c'è, ma si vede anche dallo spessore. La vedi, mi dà, come? Mi dà l'idea di tartufo imbustato così e messo sulla pasta. Così, voto 5,5. Signori, pranzo finito, ci è costato una bellezza di $200, perché c'era una fee nascosta di service charge e tasse, quindi 29% in più rispetto ai prezzi impostati nel menu. Però il cibo non era incredibile, va detto, la location molto carina. Vabbè, è andata così, che devi fare? Cioè, alla fine comunque un cocktail ti costa probabilmente $30, un bicchiere di vino anche lì intorno ai $30. Vabbè, che devi fare, siamo a Miami. Pof, è il 1° febbraio, sei a Miami e sei in spiaggia in costume con l'asciugamano, scalzo perché non è per con le ciabatte, non pensavi facesse così caldo. Il bro lì è ustionato, quindi non credo che staremo tantissimo tempo qui, però c'è di peggio. Minchia raga, sembra primavera qui da quanta gente c'è in spiaggia. Incredibile, non credo che farò il bagno, ma i piedi nell'acqua, quasi quasi, un tentativo lo si fa. Così, per par condicio. Vediamo, reazione acqua. Li mortacci. No. Proprio no. Pit stop in spiaggia è stato molto piacevole, anche se a una certa sono arrivate le nuvole e faceva freddo, quindi al sole ci sta da Dio, ma appena va via c'è un problema. Penso anche di essermi leggermente ustionato la pelatina oggi, tutto il giorno in giro. Comunque il jet lag mi sta picchiando duro, infatti ora andiamo a fare una piccola passeggiata e poi ci dirigiamo a un ristorante sudamericano qua vicino, che ho visto dovrebbe essere buono. Si piglia un pezzo di carne, si beve una birra
e poi dritti a dormire. Non è vero, dovrei evitare di andare a dormire presto perché il jet lag altrimenti continua a picchiare duro, però andare a dormire, non lo so, verso le 11 mezzanotte vorrebbe dire che da domani il mio jet lag dovrebbe essere, diciamo, in linea con l'orario di Miami. Quindi siamo comunque noi 6 ore in anticipo rispetto all'Italia. E niente, per questo video è tutto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con degli altri contenuti. Ciao a tutti.